Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale, vediamo i titoli principali di oggi. L'ASP di Siracusa ancora a caccia di pediatri. San Sebastiano, feste in tutto il mondo. Festa di Sant'Agata, arrivano in cattedrale a Catania le reliquie di Santa Lucia. La cronaca, diversi gli interventi su Siracusa e provincia, spari a Priolo ad un edificio. Lo sport e calcio Serie D, Siracusa stop, Trapani vola. Queste le notizie principali, diamo la linea alla regia, vi aspettiamo dopo la pubblicità. Professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'avvio dell'assegno di inclusione in Sicilia in settimana ai primi pagamenti. La regione risulta essere la seconda, appunto, in graduatoria per richieste del sostegno. Sentiamo di più. Così come era avvenuto per il reddito di cittadinanza, sono Campania e Sicilia, rispettivamente con il 26,7% e il 21,8%, le regioni dove è stato registrato il numero più alto di domande per ottenere l'assegno di inclusione. La maggior parte di queste richieste è stata presentata da ex percettori del reddito di cittadinanza. Venerdì prossimo partiranno i primi pagamenti per chi ha presentato le domande che hanno superato i controlli. Stando ai dati dei patronati della CGIL, a Catania e provincia, Calatino escluso, su 1.063 domande presentate, al momento ne sono state accolte 150. Va ricordato che il taglio del reddito di cittadinanza segnò a Catania lo scorso luglio quota 8.974 sospensioni. La nuova misura è rivolta ai nuclei con almeno un componente minore, disabile, over 60 inserito in un programma di cure e assistenza dei servizi sociosanitari. L'assegno di inclusione ha sostituito sul fronte dell'aiuto alle famiglie più povere il reddito di cittadinanza con un beneficio medio stimato dall'INPS in 635 euro, circa 100 euro in più rispetto alla media del passato. L'ASP rinnova nuovamente l'avviso della ricerca dei medici pediatri e anche aumentando il corrispettivo per i nuovi assunti. Sentiamo. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa prova in tutti i modi a colmare la carenza di medici negli organici delle unità operative di pediatria e UTIN dei presidi ospedalieri del territorio, cercando di arruolare anche professionisti in pensione. Una delle ultime mosse del commissario straordinario Lucio Ficarra è la modifica dell'avviso straordinario aperto per il conferimento degli incarichi professionali ai pediatri in quiescenza. La modifica del bando si è resa necessaria dopo che a tutt'oggi non sono pervenute candidature all'avviso straordinario pubblicato per far fronte alla grave carenza di organico di personale medico dell'azienda sanitaria, che non è risultato possibile soddisfare attraverso le assunzioni a tempo indeterminato o determinato.
Nel nuovo avviso si fa presente che gli incarichi libero professionali saranno conferiti per turni di un massimo di 38 ore settimanali, con possibilità di articolazione flessibile e decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino al perdurare della necessità, prorogabili in ragione del perdurare della grave carenza di personale. Nel primo avviso, oltre alla flessibilità dell'impiego nelle varie unità operative presenti sul territorio, Siracusa, Lentini e Aula Noto, era stato previsto un compenso orario di 40 euro lorde, oltre alla copertura da polizza assicurativa. Dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ASP ha modificato il compenso e la durata dell'incarico. Quest'ultimo è stato fissato in un periodo di 6 mesi, prorogabili con il perdurare dello stato di necessità. L'attività lavorativa è stimata in 38 ore settimanali, con la possibilità di applicazione flessibile anche in funzione delle unità operative interessate. Cambia anche il compenso orario, che da 40 euro passa a 60 euro lorde l'ora. Parliamo di feste patronali. Ieri San Sebastiano, festeggiato a Siracusa Palazzolo e anche a Rio de Janeiro. Vediamo le immagini. San Sebastiano, la devozione da tutto il mondo. Ieri festeggiamenti in onore del copatrono di Siracusa, patrono di Melilli e protettore di Palazzolo. Un santo sentito anche a Rio de Janeiro. A Siracusa, dopo Santa Lucia, San Sebastiano raccoglie la devozione dei cittadini, puntuale l'uscita del simulacro che rappresenta San Sebastiano. Uscito dalla navata centrale della chiesa di Santa Lucia all'abbadia Piazza Duomo in Ortigia, in seguito la processione per le vie con la banda e i fedeli dietro il santo. Arrivato alla Porta Marina, i fuochi d'artificio a lui dedicati. Anche Palazzolo mostra la sua devozione verso il protettore del paese. Anche qui processione, eventi dedicati e fuochi pirotecnici per San Sebastiano. Festeggiamenti in onore di San Sebastiano anche da Rio de Janeiro. Un fiume di gente per le strade brasiliane in un luogo dove la festa patronale è ancora sentita quanto in Sicilia. Canti, preghiere e inni dedicati a San Sebastiano sono le voci dei brasiliani che festeggiano il santo famoso in tutto il mondo. Da San Sebastiano passiamo a Sant'Agata a Catania, perché sono arrivate le reliquie di Santa Lucia alla cattedrale in Piazza Duomo, alla cattedrale di Catania. Le reliquie di Santa Lucia a Catania. Anche quest'anno a Piazza Duomo in cattedrale sono state accolte le reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa in occasione del pellegrinaggio al sepolcro Sant'Agata in onore dei festeggiamenti agatini che si terranno nelle prossime settimane. Il pellegrinaggio delle reliquie di Santa Lucia è stato guidato dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, ad attenderlo anche Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Presenti anche le comunità parrocchiali di Santa Lucia al Fortino, Santa Lucia in Onnina, Belpasso e Carlentini. Un servizio sulla cronaca, in particolare sugli interventi della polizia su Siracusa e provincia, su Avola Noto e anche Siracusa. Diversi gli interventi della polizia su Siracusa e provincia. A Priolo Gargallo i poliziotti sono intervenuti in un immobile in disuso per colpi di arma da fuoco. Lanciato l'allarme, gli investigatori sono intervenuti all'interno dell'immobile. Dopo una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato, occultato tra alcune tegole, un fucile a pompa calibro 12 con matricola brasa e 16 cartucce. La casa e l'arma sono stati posti sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti balistici da parte della polizia scientifica, finalizzati a risalire alla proprietà dell'arma e appurare soprattutto se i presunti spari siano stati esplosi dal fucile sequestrato. Ad Avola la polizia denuncia un uomo bloccato dopo un inseguimento alla guida di un'autovettura rubata. Un uomo di 40 anni, già conosciuto alle forze di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora presso il comune di Avola, con la prescrizione di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria e di non uscire nelle ore serali e notturne per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità.
autorità. Questa volta il quarantenne è stato sorpreso nuovamente alla guida di un'autovettura rubata, inseguito dagli agenti per le vie di Avola mentre cercava di fuggire. Il quarantenne in seguito ha abbandonato il mezzo cercando di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti e bloccato. Dopo una perquisizione, l'uomo avolese è stato trovato in possesso di una pinza in acciaio, un taglierino e ancora un pugnale di circa 18 centimetri. Dopo le incombenze di legge, l'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Gli agenti del commissariato di Noto hanno arrestato un uomo di 44 anni per i reati di possesso illegale di armi, munizioni e ricettazione. Nello specifico, dopo una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione dell'arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato all'interno di una credenza del soggiorno e nel garage di pertinenza della casa una pistola con relativo munizionamento e ancora un'altra arma con matricola Brasa e varie munizioni e due fucili da caccia con numerosi proiettili rubati nel comune di Noto. Dopo un'altra perquisizione effettuata in un casolare rurale, sempre nella disponibilità dell'arrestato, è stato consentito rinvenire un altro fucile rubato e una pistola a tamburo priva di matricola e 13 cartucce occultati all'interno di una vecchia autovettura priva di targhe. I poliziotti hanno potuto notare che tutte le armi e il munizionamento sequestrati all'arrestato erano stati conservati con cura ed avvolti con materiale che preservava le armi dall'umidità. Altro intervento a Siracusa, gli agenti in servizio di controllo nel territorio in via Santi Amato hanno notato alcune persone che tenevano atteggiamenti riconducibili ad attività di cessione di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno così deciso di intervenire e hanno operato nei confronti di un uomo di 43 anni, una perquisizione personale estesa anche all'abitazione dove è residente. Le operazioni di polizia giudiziaria hanno consentito di sequestrare a carico del quarantenne 14 dosi di cocaina, 6 dosi di crack, oltre una cartuccia per pistola calibro 7,65 e oggetti in argento della cui provenienza l'uomo non sapeva fornire alcuna valida spiegazione. Il pusher, già noto alle forze di polizia dopo le incombenze di legge su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e per possesso abusivo di munizioni e per ricettazione. Apriamo la pagina sportiva parlando della sconfitta di ieri del Siracusa Calcio contro la Nuova Igea. Vediamo appunto nel servizio la cronaca della sfida. Finisce al Dalcontres di Barcellona Pozzo di Gotto la serie utile del Siracusa, che cade dopo 20 turni di campionato contro l'Igea Virtus per 2-1. Assenti per infortunio Arcidiacono e Di Paola, mister Cacciola opera un mini turnover davanti a Lamberti, c'è infatti Colombolà dall'inizio con Sena dall'altra parte e con Benassi e Sus centrali. A centrocampo Limonelli, Zampa ed Aliperta col tridente d'attacco esperto formato da Alma, Maggio e Russotto. Eppure l'inizio era tutto per gli azzurri. Al quinto minuto Russotto se ne va sulla sinistra, il suo tiro sfiora il palo e attraversa lo specchio della porta giallorossa. Ancora Russotto ci prova all'ottavo minuto, da distanza siderale su calcio di punizione Staropoli para con difficoltà in calcio d'angolo. In tutto il primo tempo l'Igea Virtus si vede una sola volta al nono minuto col colpo di testa di Trombino, facile parata centrale di Lamberti. E allora il Siracusa la sblocca al ventunesimo su calcio di punizione, come sempre il piede sinistro magico di Mimmo Aliperta, che trova così il suo terzo centro stagionale. La prima frazione si chiude senza ulteriori emozioni. La ripresa sembra iniziare bene per il Siracusa, con Alma che al sesto minuto con il suo tiro di destro, però la palla finisce alta. Nulla a quel punto lasciava presagire ad un finale simile per il Siracusa. Al settimo minuto Biondo infatti il suo cross trova Longo, piatto destro e palla alle spalle di Lamberti. 1-1. Subito prova il cambio, lo faso per Russotto, mister Cacciola al dodicesimo e al tredicesimo, e il sinistro di Alma con il pallone dalla distanza che viene parato dal portiere Staropoli. Al diciottesimo è lo faso che mette in mezzo un pallone d'oro per Maggio, Staropoli si tuffa e blocca. Di colpo la gara a questo punto svolta, il Siracusa non c'è più. Al trentunesimo Trombino, grandestro, Lamberti si rifugia in angolo. Al trentatreesimo ci prova Ordonez dopo un'uscita del portiere Lamberti, salvataggio sulla linea di Sus.
al 39esimo la frittata è fatta. Da sinistra se ne va Longo, mette in mezzo un pallone al centro per Di Piedi che di testa non lascia scampo al portiere Lamberti. A quel punto ci sono le espulsioni a raffica perché la partita si innervosisce in maniera esagerata. Prima va via espulso il mister Rituseo Cacciola, poi è la volta di Aliperta che assieme a Maggio quindi salteranno la gara di domenica prossima con la Regina. L'ultimo sussulto a Rituseo è al 95esimo con Lofaso che sfiora l'incrocio dei pali con un bel tiro a giro. Finisce con la caccia all'uomo azzurro, ne sa qualcosa a Lamberti inseguito da un tifoso. Questo non è calcio. Domenica prossima al Desimone si tornerà a giocare, si spera stavolta al calcio, contro la Regina. Nel prossimo servizio uno sguardo alla 23esima giornata di campionato della Serie D. Il Trapani dà probabilmente la zampata decisiva al campionato di Serie D. Con una clamorosa rimonta passa dal 2-0 al 2-5 e surclassa la Vibonese che finora non aveva mai perso in casa. Partita rocambolesca con i padroni di casa che sorprendono la capolista, giocano alla grande e chiudono il primo tempo in vantaggio di 2 reti. Nella ripresa la svolta con una cinquina del Trapani, compreso un calcio di rigore, che ribalta completamente partita e risultato finale. In classifica adesso la squadra allenata da Alfio Torrisi ha un vantaggio di 4 punti sul Siracusa ed una partita in più da disputare. A proposito degli azzurri, inaspettata battuta di arresto in casa della Nuova Egea che compromette forse definitivamente l'inseguimento al Trapani. Immutate le distanze dalla Vibonese che, come il Siracusa, non ha mosso la classifica. La 23esima giornata di campionato ha visto la battuta d'arresto del Real Casalnuovo in casa contro il Sant'Agata per 0-2. Una sconfitta che consente alla squadra messinese di avvicinarsi alla zona playoff. Adesso il distacco è di soli 3 punti dal Real Casalnuovo e dalla Fenice Amaranto. La compagine di Reggio Calabria è stata infatti stoppata in un pareggio casalingo dal San Luca, squadra sicuramente non trascendentale vista la posizione di classifica in piena zona playout. Torna a vincere l'Icata con un gran colpo 0-3 in casa dell'Ocri. Vittoria in trasferta anche per il Ragusa contro l'Acragas che viene così distanziata di 3 punti in classifica. Vittoria casalinga facile per il Canicattì 3-0 alla Gioiese, fanalino di coda del campionato. Vince anche la San Cataldese 2-0 al Portici. Hanno riposato a Cireale e Castrovillari. Adesso spazio all'approfondimento, oggi dedicato alle dichiarazioni del presidente del Siracusa Alessandro Ricci. Sentiamo appunto la sua intervista dove appunto dichiara di accettare la sconfitta ma come obiettivo sempre i progetti stabiliti dalla società. Sentiamo tutto nell'approfondimento di oggi. Il Siracusa incassa la prima sconfitta di campionato in casa della Nuova Egea, una sconfitta che brucia e non solo per il risultato. E lo chiediamo al diretto interessato, al principale diretto interessato, al presidente Ricci, che quando le cose andavano bene ha sempre fatto programmi di equilibrio, di programmazione, di umiltà. Adesso che è andata male, cosa dice il presidente? Programmazione, equilibrio, identità, appartenenza e orgoglio. Lo storytelling di quest'anno non cambia nulla. Perché alla fine se noi pensiamo che una partita possa scombinare il nostro progetto saremo degli sprovveduti. Dal momento che noi abbiamo messo in campo nel progetto Siracusa forze, risorse, idee, ma soprattutto passione, perché per me oggi Siracusa significa calcio e dedicare tutto e quello che stiamo facendo è dovuto alla passione che io provo per questa città e per questa squadra. Questa sconfitta è un semplice bagno di umiltà, ci fa tornare coi piedi per terra, ci fa capire che dobbiamo ripartire da dove abbiamo lasciato mercoledì con la San Cataldese. Probabilmente c'è qualcosa da aggiustare perché diversamente non saremo a 4 punti dal Trapani con una partita da recuperare. Voglio fare complimenti innanzitutto a Legia Virtus che ieri
ha disputato una partita importante sul campo, tanto che non ci ha visto prevalere come di solito facciamo, e complimenti al Trapani che è riuscito a ribaltare 2-0 a Vibo, quindi complimenti a loro che hanno una squadra insomma ci ha fermato e l'altra ha continuato nel loro percorso di marcia. Quindi in queste parole, Presidente, lei accetta totalmente la sconfitta? Ci sono stati anche un po' di disordini, un po', certo, il Siracusa non è stato trattato proprio bene in trasferta a Barcellona. Farà ricorso alla società, lei lascerà le cose come sono? No, allora, nelle politiche, nelle nostre politiche non c'è mai stato l'appellarsi a entità o enti terzi rispetto alle due squadre che giocano la partita. Noi abbiamo perso la partita sul campo, una grande squadra ieri sarebbe dovuta andare a Barcellona pur accolta con minacce e con insomma tutto quello che si è visto in televisione, lancio di oggetti e quant'altro. Una grande squadra ieri avrebbe vinto sul campo, sarebbe seduta sul Puma, avrebbe salutato e avrebbe raccontato un'altra domenica, come abbiamo sempre fatto. Ieri abbiamo perso. Quello che è successo fuori dal campo non deve influire, e la città assolutamente non farà nessun ricorso, perché noi accettiamo sempre il risultato del campo, sia nel bene che nel male. Lei mantiene pacatezza anche nella sconfitta, però cogliamo un po' di amarezza nelle sue parole. No, francamente non sono felice, non posso dire che oggi sono felice del risultato di ieri, ma non è tanto il risultato sportivo, perché ci sta, perché ieri veramente è stata una partita dove sono stati 3-4 tiri in porta, 5 tiri in porta da entrambe le parti, un gol su punizione, due ripartenze loro, un miracolo di Lamberti, qualche gol sbagliato da parte nostra, però alla fine loro hanno vinto. L'amarezza è soprattutto per come si è arrivata alla sconfitta, per come è stata gestita, ma anche perché il Siracusa era in vantaggio. Perché eravamo in vantaggio, poi sostanzialmente in campo si è spenta la luce e non siamo stati in grado di controllare la partita. Francamente questo tu non te l'aspetti da giocatori di grande esperienza come quelli che giocano per il Siracusa quest'anno. Oggi io credo che in settimana o tra oggi e domani gli staff facciano le analisi e poi saranno pronti per la partita di domenica, che è una partita molto importante perché viene la Regina, grande brasone, grande squadra, la quarta forza del campionato. Noi abbiamo avuto la capacità di andare a Reggio Calabria e vincere 2-0 a Granillo a inizio stagione. Se noi troviamo quella cattiveria, quel cinismo e quella fame del Siracusa di settembre, ottobre e inizio novembre, credo che ci potremo divertire ancora fino a fine stagione. Perché io quello che voglio dire a tutti i tifosi e alla città è che noi non molliamo, cioè noi continuiamo ad andare avanti nel nostro progetto a testa alta. Il nostro è un progetto che si sviluppa nel corso dei 3 anni. Nessuno pensava di vincere il campionato quest'anno in maniera così agevole. Abbiamo avuto un percorso straordinario fino ad oggi, perché 52 punti sono un'enormità rispetto alle partite giocate, tutti i record battuti, 13 vittorie, 20 risultati tutti consecutivi. È vero, qualcuno dirà che, specialmente da Trapani probabilmente, diranno che sono tutte cose che non servono, ma per noi sono fondamentali perché sono i punti da cui ripartiamo per queste ultime 14 partite, poi i playoff e poi vediamo cosa ci riserva il futuro. Le rubo l'ultimo istante per un finale. Lei ha detto si è spenta la luce sul campo, si è spenta anche la luce del campionato, cioè il Trapani ormai è troppo distante, sarà il presidente a riaccenderla? Beh, io ritengo che per formazione culturale, insomma, i numeri li ho sempre masticati, la matematica non ci condanna. Io ricordo alcuni episodi, l'anno scorso c'era una squadra che era prima a 9 punti, con 9 punti di vantaggio, a 3 partite dalla fine e ha perso il campionato. Io ricordo la Juventus di Allegri quando perse a Sassuolo e si ritrovò credo nella seconda parte della classifica, quindi decima, undicesima, e poi anellò 18 vittorie consecutive, 14 o 18 vittorie e 28 risultati, quindi poi vinse il campionato. Noi, come ho detto sempre, ci arrenderemo al 90esimo dell'ultima partita utile, per finché c'è speranza noi onoreremo questa maglia, ma anche dopo, perché sarebbe inutile poi mollare. Il nostro progetto è un progetto che si sta consolidando, quindi tutte le partite sono utili per mettere un mattoncino ulteriore nella costruzione della casa del Siracusa. Quindi quest'anno, il prossimo anno, noi ci crediamo, non molliamo, anzi rinnoviamo
L'appello a tutti è stare vicini alla squadra, ma anche qualora non fosse non andiamo avanti comunque, perché Siracusa è una piazza importante, difficile, che viene stata bistrattata negli ultimi anni. Noi ci abbiamo sempre messo la faccia, nel bene e nel male. Sento parlare di silenzio stampa, non è stato un silenzio stampa ieri, è stato solo un accorgimento preso di comune accordo con l'ufficio stampa di evitare dichiarazioni a caldo in un momento molto complicato, perché magari scivola una parola di troppo, prendi qualche giornata di squalifica o qualche deferimento. Francamente abbiamo ritenuto opportuno salire sul Puma, tornare a casa. Oggi il presidente ci ha messo la faccia come sempre fatto, nel bene e nel male. Il direttore generale ha rilasciato interviste altri emittenti, quindi sostanzialmente business as usual, andiamo avanti come se nulla fosse accaduto. Dopo l'approfondimento termina qui il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento e appuntamento alle nostre prossime edizioni, arrivederci.